Si chiama Un pieno di libri, il carburante per la tua estate, il programma del Comune di Fano per un'estate piena di letture dedicato a bambine e bambini e ragazze e ragazze dai 16 ai 14 anni. L'edizione 2024 è organizzata e ideata dal sistema bibliotecario e realizzata grazie alla partecipazione di alcune librerie locali. Per partecipare occorre compilare un form e aderire al programma. Poi si potrà ritirare il kit del lettore nelle librerie aderenti o alla mediateca. Un pieno di libri è il programma di promozione alla lettura estivo che il Comune di Fano ormai dal 2020 organizza attraverso il sistema bibliotecario del Comune di Fano, ma con la collaborazione delle librerie che di anno in anno aderiscono e con tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Fano che collaborano diffondendo ed invitando i bambini e le bambine ad aderire al programma. Consiste in un calendario che comincia con la fine della scuola e finisce con l'inizio dell'anno successivo. Il primo e l'ultimo appuntamento si tengono in biblioteca, alla Mediateca Montanari, anche con la collaborazione dei servizi educativi, in particolare del personale dei servizi educativi che ci aiuta ad animare queste giornate di festa. Tutti gli altri appuntamenti invece sono organizzati dalle librerie aderenti e quest'anno abbiamo anche inserito un nuovo appuntamento che è all'interno del Paese dei Balocchi, dove porteremo storie coraggiose, perché quest'anno il Paese dei Balocchi è dedicato al coraggio e quindi andremo con un appuntamento di un pieno di libri anche lì. Alla fine, nella giornata finale, quando appunto intitolata Gran Premio, viene dato un premio al lettore più fortunato, quindi viene estratto questo premio, in genere sono due premi che vengono poi consegnati ai bambini e alle bambine ed è ovviamente un buono di acquisto libri. Normalmente tutti gli incontri sono dedicati alla lettura, alla scoperta di nuovi libri e comunque a tutti i bambini viene consegnato un kit che consiste in un piccolo libretto con tanti consigli di lettura divisi tra saggistica, narrativa, poesia e fumetti e una piccola tessera dove i bambini possono segnare tutte le loro letture mettendo il voto a ciascun libro che leggono durante l'estate e poi qui ci sono tutti gli appuntamenti, tutto il calendario e ogni volta ad ogni partecipazione viene segnato con un timbro. È un modo per leggere insieme, è un modo per dare una serie di consigli per non lasciare soli i bambini in una lunga estate di riposo, giustamente, ma non lasciarli soli nella scelta che non è così facile, ma per portare a loro storie belle, divertenti, appassionanti, che li facciano innamorare della lettura.